questa proposta di legge, tant'è che la nostra prima proposta è stata sopprimerlo. Nel momento in cui voi non siete d'accordo e avete cambiato la vostra stessa proposta di legge, non ci restava altro che cercare di migliorarlo. Quindi non è che siamo distonici, è che stiamo cercando di aggiustare l'aggiustabile. Se vi dà fastidio pure questo, ce ne andiamo e fate tutte cose da soli. Secondo, volevo semplicemente dire, colleghi, che... per favore. Volevo semplicemente dire che è vero che è usanza degli italiani avere la prima casa e quindi una persona, una famiglia che ha una persona disabile tenderà sicuramente a dare appunto l'immobile al figlio. Io vorrei semplicemente invitare i colleghi a leggere le ultime rivelazioni Istat che dicono che le persone che hanno all'interno una persona disabile sono quelle a maggiore rischio povertà e quindi la casa se la stanno sognando. La ringrazio. Non ci sono altri interventi, dichiaro aperta la votazione. 6.69, Miotto, parere favorevole. Chi non riesce a votare? Duranti. Mucci. Qualcun altro? Non mi pare. Dichiaro chiusa la votazione. 300 favorevoli, 6 contrari, la Camera approva. Votazione dell'articolo 6. Ci sono interventi? No. Dichiaro aperta la votazione. Sanna Pannarale. Battelli. Qualcun altro? Non mi pare. Pannarale. Bene, dichiaro chiusa la votazione. 313 favorevoli, 74 contrari, la Camera approva. Andiamo all'articolo 7. Chiedo alla relatrice...